Molto bene, dobbiamo risolvere il seguente problema. Siano dati i seguenti tre numeri A, B e C, quindi A è un numero di n cifre tutte uguali, B è un numero di n cifre tutte uguali, C è un numero di 2n cifre tutte uguali. Allora, se n è maggiore o uguale di 2, dobbiamo determinare x, y e z in modo che alla seconda più b sia uguale a c. Bene, questo è il momento di fermare il video e procedere per conto proprio. Allora, sicuramente stiamo supponendo che i tre numeri siano diversi da zero e quindi poniamo 0 minore di x, y, z minore o uguale di 9. Allora, attenzione perché A si può scrivere come x diviso 9 per 10 alla n meno 1, B come y diviso 9 per 10 alla n meno 1 e C come z diviso 9 per 10 alla 2n meno 1. Se vuoi puoi fermare il video e procedere per conto tuo. Ora andiamo ad inserire queste espressioni di a, b e c in questa relazione e facciamo un raccoglimento. Alla fine, se non ho commesso errori, si dovrebbe ottenere x al quadrato meno 9z per 10 alla 2n più meno 2x al quadrato più 9y per 10 alla n più x al quadrato meno 9y più 9z, tutto quanto uguale a 0. Va bene? Allora, adesso verrebbe la voglia appunto di mettere tutte e tre le parentesi tonde uguale a zero, no? Occorre però stare effettivamente attenti. Perché? Perché se n maggiore di 2, allora noi non possiamo pensare che da questa parentesi ci sia un riporto da attribuire a quest'altra parentesi, oppure da questa parentesi ci sia un riporto da attribuire a questa parentesi. Invece, se n è uguale a 2, effettivamente ciò potrebbe capitare. Quindi, assumiamo che, e cosa vuol dire questo riporto? Vuol dire che qui ci potrebbe essere, diciamo, un risultato che diciamo, vale come un numero per 10 alla n, oppure qui può dare un risultato che è un numero per 10 alla 2n. Se n è maggiore di 2, ciò non può assolutamente capitare. Quindi supponiamo allora che n sia maggiore di 2 e quindi dobbiamo mettere chiaramente x alla seconda meno 9z uguale a 0, meno 2x alla seconda più 9y uguale a 0. E poi x alla seconda meno 9y più 9z uguale a 0. Osserviamo che questa terza equazione si ricava esattamente dalle prime due, per cui effettivamente possiamo ritenere che è superflua, cioè automaticamente verificata, e allora andiamo a lavorare con la prima equazione. La prima equazione naturalmente ci dà x al quadrato uguale a 9z, che equivale a dire che x è uguale a 3 per la radice di z. Ricordiamoci che 0 è minore di x, minore o uguale di 9. Allora dobbiamo dare, e anche z naturalmente, no? È compreso fra 0 e 9. Allora, le uniche possibilità sono z uguale a 1, in cui otteniamo x uguale a 3, z uguale a 4, in cui otteniamo x uguale a 6 e z
uguale a 9, in cui otteniamo x uguale a 9. Ora, attenzione, utilizzando questa relazione qui, noi ricaviamo y uguale a 2, ricaviamo y uguale a 8 e ricaviamo y uguale a 18. Questa non può essere accettata. Per cui abbiamo ottenuto due terme. Ripetiamo, x uguale a 3, y uguale a 2, z uguale a 1, x uguale a 6, y uguale a 8, z uguale a 4. Questa per n maggiore di 2, naturalmente a conti fatti queste due terme qui valgono anche per n maggiore o uguale di 2, perché è chiaro che se noi poniamo ciascun termine uguale a 0, e comunque è soddisfatto. Però per n uguale a 2 si ottiene qualcosa in più. Cerchiamo di capire perché. Allora, mettiamo n uguale a 2, quindi abbiamo x alla seconda meno 9z per 10 alla quarta più meno 2x alla seconda più 9y per 10 alla seconda più x alla seconda meno 9y più 9z uguale a 0. Va bene? Allora, attenzione che guardiamo questa parentesi tonda. Allora, per ottenere un numero da questa parentesi tonda che in valore assoluto sia maggiore o uguale di 100, è necessario che x sia uguale a 9, oppure x sia uguale a 8. Se x è più piccolo di 8, allora noi non riusciremo mai ad ottenere un valore negativo che in valore assoluto, diciamo, risulti essere maggiore o uguale a 100 e quindi dare un riporto, diciamo, dove c'è 10 alla quarta. Allora, se le cose stanno così, supponiamo che x sia uguale a 9. Allora, visto che x è uguale a 9, che cosa facciamo? Possiamo andare qui, in questa, e scrivere 81 meno 9y più 9z. È chiaro che deve essere congruo 0 modulo 10. Beh, adesso dividiamo tutto per 9. Quindi abbiamo 9 meno y più z congruo 0, sempre modulo 10, e quindi poi meno y più z è congruo meno 9, cioè congruo 1 modulo 10. Va bene? Ora, stiamo attenti perché? Perché y e z sono numeri compresi fra 0 e 9. E quindi quello che si ottiene naturalmente è che z è uguale a 1 più y. Va bene, non possiamo mettere più un multiplo di 10. Va bene? Quindi z è uguale a 1 più y. E allora questo che cosa significa? Allora, andando a sostituire qui dentro, otteniamo che questo termine diventa 80 e quindi fornisce, diciamo, un riporto di 8 a questo elemento qui. Va bene? Ora attenzione che x è uguale a 9 più un 8, che cosa succede? Succede che meno 2x al quadrato più 9y più 8 diventa meno 154 più 9y. Attenzione che deve fornire un numero con
finale. Va bene? Quindi, siccome deve fornire un numero con lo 0 finale per annullare 10 al quadrato, allora vuol dire che y deve essere uguale a 6, siccome z è uguale a 1 più y, z deve essere uguale a 7. Va bene? E allora con y uguale a 6 si ottiene appunto che questo numero vale 100 e quindi questo significa che più 1 viene riportato qui. Adesso x al quadrato è 9 per 9 è 81. 81 meno 63 più 1 non è 0 e quindi questo è un assurdo, per cui x non può essere uguale a 9 e quindi siamo obbligati adesso a scegliere x uguale a 8. Quindi x uguale a 8, per cui abbiamo che x al quadrato meno 9y più 9z deve essere congruo 0 modulo 10 e a questo punto x al quadrato diventa 64 che portiamo dall'altra parte, quindi abbiamo meno 9y più 9z congruo 36 modulo 10, dividiamo tutto per 9, quindi abbiamo meno z, no, abbiamo, chiedo scusa, meno y più z congruo 4 modulo 10. E allora questo cosa significa? Significa che z deve essere congruo 4 più y. Va bene? E allora andiamo ad attribuire, diciamo, ad y i valori adeguati, ricordando che z è compreso fra 0 e 9, y deve essere compreso fra 0 e 9, e quindi alla fine che cosa succede? Succede che si scopre che il risultato corretto è y uguale a 3, quindi x uguale a 8, y uguale a 3 e z uguale a 7. Questo è l'altro numero che vale soltanto